Ragazzi, UFC 269 non solo ha visto la riconferma di Charles Oliveira come campione, come numero 1, anzi come numero C dei lightweight per la UFC, ma ha anche rimescolato un attimino le carte, perché in molti, siamo onesti, ci aspettavamo una vittoria di Dustin. Lo vedevamo leggermente favorito, magari per la sua esperienza negli incontri a 5 round a questi livelli, magari per la sua capacità di salire come un diesel col passare dei round. Fatto sta che il brasiliano ha spazzato via lo statunitense e si è riconfermato campione, ponendo adesso inevitabili dubbi, perché Dana White è stato abbastanza chiaro e schietto nel dire che Justin Gaethje sarà il prossimo avversario di Charles Oliveira. Dunque, questa conferma praticamente tiene in stand-by le posizioni sia di Benel Dariush sia di Islam Makhachev, ma paradossalmente, ragazzi, anche quella di Conor McGregor, perché si è parlato di un Conor che potrebbe tornare proprio alla fine di quest'estate e che richiede una title shot. Una title shot che sarebbe stata più semplice, di più semplice organizzazione, nel caso il campione fosse stato Dustin Poirier, e che risulta complicata in questo momento. Risulta molto complicata in questo momento. Perché ora va bene, ci sarà Justin Gaethje, poi con buona probabilità ci sarà il vincitore di Islam Makhachev contro Benel Dariush. Ma non solo per questo, perché anche non ci fossero tutte queste persone in linea di successione per una title shot, devi giustificare come, sportivamente parlando, te vai a dare la title shot a un Conor McGregor che ha perso per 2 volte nel 2021 in maniera netta contro Dustin Poirier. Dustin Poirier appena reduce di una sconfitta per sottomissione contro Charles Oliveira. Sarebbe difficile per la UFC spiegare una cosa di questo tipo. Quindi, secondo me, Conor McGregor in questo momento è tagliato da una title shot diretta. Avremo Justin Gaethje probabilmente all'inizio della primavera, che andrà finalmente a riaffrontare il campione Charles Oliveira. Quello sarà un incontro assolutamente interessante. Paradossalmente, per alcuni, io vedo Justin Gaethje come un fighter che ha più chance di sconfiggere Charles Oliveira rispetto a Dustin Poirier. So che molti di voi non saranno d'accordo con me, so che molti di voi, come dire, non danno tutta questa considerazione e tutto questo credito a Justin Gaethje, ma io, ragazzi, vi assicuro che dal mio punto di vista Justin ha più carte, più frecce al suo arco da poter utilizzare per sconfiggere il brasiliano. Tanto per cominciare, non credo che Justin Gaethje abbia questa sudditanza psicologica nel confronto del grappling di Charles Oliveira, perché nonostante sia un wrestler di elite, perché comunque ha raggiunto risultati altissimi Justin Gaethje nel wrestling statunitense, non utilizza questa tecnica del wrestling in maniera offensiva, ma la utilizza benissimo in maniera difensiva. Ragazzi, Gaethje nella difesa, nel wrestling difensivo, è davvero molto molto forte e secondo me avrà meno sudditanza psicologica nei confronti di Charles Oliveira, cosa che purtroppo è peccata molto nell'incontro di Dustin Poirier e che dal mio modestissimo punto di vista è stato uno dei motivi che lo ha portato a questa sconfitta, l'estrema sudditanza psicologica per quanto riguarda il jiu-jitsu del brasiliano. Quindi un Gaethje che secondo me ha le sue carte e soprattutto grazie a uno striking potente potrebbe portarsi a casa la cintura. E poi da lì sarà soprattutto da capire chi avrà la meglio tra Makhachev e Benel e chi sarà poi l'avversario potenziale di Justin Gaethje. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se siete d'accordo con questa evoluzione della lightweight division, o comunque questo è il mio punto di vista, personalissimo punto di vista su quella che potrebbe essere l'evoluzione. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, pollicione in su per sostenere il mio lavoro, iscrivetevi al canale per non perdervi le live e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao belli!